quanto riguarda il sociale, il Crotone si è sempre mosso per primo nel territorio, siamo sempre stati favorevoli a questi tipi di iniziative. Poi soprattutto una tematica così importante in questo momento, se ne sente parlare sempre più spesso, quindi abbiamo abbracciato subito l'iniziativa e ci auguriamo che questi tipi di iniziative possono far diminuire il numero di questi casi gravi che nel mondo d'oggi dovrebbero esserci. Nella giornata in particolare di oggi, appunto questo, che la donna ha una valenza importante nel nostro mondo e senza la donna l'uomo non potrebbe esistere, diciamo. Quindi l'importanza soprattutto per la donna è far capire, diciamo, anche ai più giovani che va rispettata, quindi già dalla giovane età, da ragazzi dovrebbero imparare a rispettare la donna in tutto. Ormai queste cose non dovrebbero più stupirci, no? Dovrebbero far parte della normale regolarità degli eventi solidali, e noi ovviamente ci inchiniamo a questa solidarietà che esprime il Crotone Calcio ogni volta che lo teniamo in considerazione, e lui ci tiene con questa sensibilità fortemente in considerazione. Noi non possiamo far altro che ringraziare il Crotone Calcio nella persona del presidente Vrenna e dei suoi collaboratori, e i ragazzi che oggi vediamo qui ci danno testimonianza che lo sport è qualcosa che va al di là del terreno di gioco, una partita contro il femminicidio e a favore della vita. Un'iniziativa nata con l'associazione Nicole Ferrari, perché è un'iniziativa importante. Facciamo oggi questa partita perché nel manifesto c'è scritto "dai un calcio al femminicidio perché la vita è un dono prezioso". È importante questo connubio, un connubio importante, perché dove qualcuno toglie, qualcuno restituisce, no? Con la donazione degli organi. Un connubio che è potuto nascere solo tra due associazioni che hanno obiettivi importanti, che è quello della crescita del territorio. Un campo bellissimo, tanti ragazzi, un sole meraviglioso che sta a indicare la vita, quindi noi giochiamo questa partita a nome di tutti, e la vogliamo giocare stamattina a nome di tutte le donne che hanno perso la vita. Stiamo parlando di Jessica, di Pamela, stiamo parlando di Mary Cirillo, stiamo parlando di Antonella, di tutte le donne, e in Italia sono 774 solo quest'anno. E voglio ricordare anche tutti i ragazzi che si sono tolti la vita per colpa del bullismo, perché la violenza è una cosa seria, stiamo parlando di violenza psicologica. E voglio ricordare tutte le mamme che piangono questi figli che hanno lasciato la terra, perché questo è, e mi piace sottolineare, è una partita importante, perché è la partita della vita, è la partita che combatte l'indifferenza, è la partita che, se ognuno di noi facesse quel passo in più che manca, anche nel fermarsi quando vede che un fratello sta male, no? Tante morti si sarebbero potute evitare, perché anche tanti giovani hanno perso la vita perché tanti hanno girato con il film, no? Hanno preso il telefonino e hanno girato. Bisognava intervenire, perché la vita non viene restituita. Quindi la battaglia contro l'indifferenza, questi giovani che vanno a riprendersi il futuro, questi giovani che sono la speranza del domani, queste giovani donne che domani saranno delle donne che impareranno a riconoscere dove ci sarà un uomo violento, un fidanzato che gli potrà cambiare la vita. Quindi oggi con questa partita diciamo che rinasce la cultura, rinasce la civiltà di Crotone, i giovani che hanno lasciato le scuole anche dove non gli è stato permesso di venire e che sono venuti lo stesso, che mi hanno scritto in maniera privata. E quindi grazie al Crotone, grazie che ha partecipato e che ci ha dato l'opportunità di essere su questo campo bellissimo, verde come il prato verde della vita, pieno di colori, che sono i colori dei giovani.